sera eh, comincerò con una cosa banale tipo sono molto contento di essere qui ma come spesso capita le cose più banali sono più tendono a essere diciamo così realistiche nel, nel loro profondo allora il mio intervento si chiama eh, diciamo così in maniera piuttosto altisonante si visse pacem para medium quindi ho fatto eh, diciamo così un giochetto di parole su bellum e, e medium perché L'argomentazione che cercherò di, di, di sostenere in questi minuti è come è, com è cambiato il rapporto fra la guerra e i media nel XXI secolo. Questa è, è, è la mia posizione. Ovviamente, per fare questo, eh, cercherò di far vedere come è andato evolvendosi il rapporto fra. Media e comunicazione. Quindi cercherò di eh, utilizzare un'argomentazione di questo tipo. Prima eh, giocherò a carte scoperte eh, parlando dei miei eh, riferimenti, diciamo così, il mio detto in maniera altisonante, anche se io non la penso così, il mio framework teorico di riferimento. E quindi in realtà giocherò a carte scopertissime perché, eh, da bravo sociologo, citerò un classico dei sociologi. E poi, però, una volta aver creato diciamo così, il, il contesto della mia argomentazione, farò una cosa molto semplice. Procederò per casi studio, cioè cercherò di, di procedere su come sono eh, intervenuti i mezzi di comunicazione di massa, i media, eh, nel succedersi delle guerre dei periodi storici. Quindi farò un passaggio sulla stampa, sulla radio, sulla televisione. E, su, e arrivo, arrivando fino a, a, a internet, che è, il mio campo, che è il mio campo di ricerca, salterò il cinema solamente per un motivo. Il, per un motivo, diciamo così, eh, aneddotico e per un motivo invece più concreto. Il motivo aneddotico è perché sono, io sono del, profondamente dell'avviso della posizione di Massimo Troisi, il quale Massimo Troisi riteneva che gli americani facevano le guerre fondamentalmente perché poi li servivano per fare i film. E io sono convinto con Troisi che effettivamente gli americani facevano le guerre per poi farci i film. Intorno. Al di là di questo, eh, dato che si è tanto parlato comunque anche di serie televisive e di cinema, mi sembrava interessante eh, eh, far vedere quanto in questo rapporto fra violenza rappresentata, narrazione violenta e comunicazione, anche i media con cui noi abbiamo frequentazioni quotidiane, radio, stampa, televisione e ovviamente internet, eh, in realtà definiscono il campo d'azione dell'universo in cui ci troviamo, universo nel senso simbolico del termine. Allora, molto, molto banalmente, fatemi iniziare con un'affermazione un eh, banale. Allora, perché la guerra ha bisogno della comunicazione? Da un certo punto di vista potrebbe sembrare una cosa quasi pleonastica, no? Perché in realtà la guerra ha bisogno della guerra, non della comunicazione. La comunicazione è ancillare. Allora, sarà che deformazione professionale? Ma io non la penso propriamente così. Eh, in realtà la rispetto, eh, la comunicazione rispetto alla guerra è strutturale: cioè non si dà guerra senza strumenti di comunicazione che la possano rendere tale. Allora, come, come faccio ad argomentare su questa cosa? Allora, prima comincio in maniera classicissima il riferimento eh, su cosa sia la guerra. Ovviamente il riferimento ca classico moderno è von Clausewitz. No? Von Clausewitz nella guerra eh, del 1832 diceva che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi. Quindi in realtà la guerra è un'azione politica. E questo vuol dire che è politico nel doppio senso, sia come esercizio di potere, sia come esercizio di potere organizzato. E quindi fondamentalmente se noi partiamo dal presupposto, e ovviamente è, è, è assolutamente banale dirlo, perché in realtà ormai è condivisa questa posizione, non ho detto qualcosa di particolarmente originale. Che la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi, quindi, in quanto azione politica, agire politico, la guerra ha bisogno della comunicazione, cioè, è un tassello che le necessita, fondamentalmente per due motivi. In primo luogo, perché per fare la guerra bisogna fare un atto linguistico, banalmente, cioè bisogna fare una dichiarazione di guerra. Quindi il primo atto comunicativo è la dichiarazione di guerra. Ma la cosa più interessante è che appunto, la guerra ha bisogno anche di un'organizzazione industriale strutturata della comunicazione, che noi chiamiamo semplicemente media. Quindi i media sono strutturanti per l'organizzazione della guerra. L'esempio classico dei media è la propaganda. No? Quindi la propaganda è uno strumento che serve per fare la guerra. E chiedo alla regia se può proiettare la prima, la prima immagine. Allora, questo che vedete secondo me rende molto l'idea. È un illustratore, manca fallo apposta: è un illustratore ucraino naturalizzato americano che si chiama Boris Arzibachev. Non cendo in dettagli: chi è appassionato di diciamo così, racconto iconico delle tecnologie contemporanee lo conosce perché in realtà è uno che per prima ha creato una umanizzazione delle tecnologie degli anni 30, degli anni 40, e degli anni 50. Ma giusto per giocare a carte scoperte, questa eh, rappresentazione di Arzibashev si chiama propaganda. E infatti se voi ci fate caso, eh, Arzibashev è un illustratore, quindi in realtà lavorava per fare copertine, per fare pubblicità. È, un, diciamo così, è, il, è il corrispettivo mutatis mutandis del nostro Fortunato De Perro, quindi un artista che però utilizzava la narrazione iconica per motivi di, di, narrazione, di narrazione anche commerciale. Qua come vedete abbiamo fondamentalmente i tasselli con cui Arzibashev faceva i riferimenti, C abbiamo le vari, varie braccia con varie posizioni perché abbiamo sia diciamo così, gesti nazisti, gesti comunisti e così via dicendo, ma la cosa più interessante è che Arzibashev si concentra su un mezzo di comunicazione in particolare per la propaganda e non avrebbe potuto fare altrimenti essendo figlio di quel periodo che è la radio. Quindi lui si concentra sostanzialmente sulla radio. Quindi perché vale la pena riflettere sui media, perché i media sono uno strumento che è, è il braccio di un agire politico nella misura in cui la guerra è un'azione politica. Però qua interviene anche eh, un, diciamo così, un altro pensatore importante, un sociologo, che è Max Weber. Max Weber in economia e società eh, faceva una riflessione interessante sul potere. Lui distingueva fra macht, che sarebbe il potere inteso come potenza, come esercizio, di potere, è l'Erschaft, che lo scusa per chi parla il tedesco, io non lo, lo parlo bene, questo è il modo che ho imparato a pronunciarlo quando studiavo Weber all'università, che invece è il potere legittimo, quindi c'è da un lato la potenza e dall'altro il potere legittimo. Questo vuol dire che noi sostanzialmente, quando parliamo di potere e comunicazione, abbiamo fondamentalmente tre modi per declinarlo: uno è il potere simbolico, cioè il potere esercitato attraverso la eh, tutto ciò che permette di costruire simboli, quindi ma la semiotica del potere potremmo chiamarlo, che sarebbe appunto la politica, quindi l'erschaft, il, il potere legittimo esercitato in questo modo. Poi abbiamo invece il potere violento, cioè quando tu eserciti il tuo potere imponendo la tua volontà rispetto alle persone che non sono d'accordo con te. Quindi in questo caso stiamo parlando di Macht, cioè di, di potenza. E la potenza, ovviamente, in questo caso fa riferimento al conflitto, alla contrapposizione, alla guerra. Però c'è un'altra forma di potere, su cui invece non ha riflettuto molto e non avrebbe potuto Max Weber, su cui invece ha riflettuto Jürgen Habermas in tempi recenti, che è l'agire comunicativo, cioè la forma che si può esercitare un potere anche attraverso la comunicazione. Quindi potere vuol dire sia potenza, cioè saper imporre con un modo più o meno violento la propria, il proprio punto di vista rispetto al mondo circostante, col conflitto. Il potere legittimo, cioè quindi trovare, non dico una quiescenza, ma trovare una legittimazione nella proprio esercizio di potere, che è la Herrschaft, e poi abbiamo anche la dimensione comunicativa. A questo punto la domanda diventa, come fa la guerra a sfruttare i media nei diversi periodi storici? No? Che è la cosa su cui io voglio riflettere in maniera dettagliata. Allora, se consentitemi di tagliare le cose con l'accetta solo perché eh, se scendessi in dettaglio sarebbe troppo lungo l'argomentazione da fare, però sostanzialmente il rapporto fra guerra e media è un rapporto dialettico. Dialettico nel senso che eh, c'è una distinzione fra la rappresentazione, che è la narrazione della, che della narrazione, che cioè la rappresentazione è quando tu racconti qualcosa mostrandola, e la strutturazione. Strutturazione vuol dire che mentre tu la racconti la stai costruendo. Allora, in senso lato, questi due tasselli non hanno, diciamo così, non è facile distinguerli, no? perché in realtà quando noi raccontiamo costruiamo mondi, quando i media raccontano non ti stanno solamente rappresentando qualcosa, ma stanno costruendo dei mondi, quindi c'è un'ambiguità. Però quello che a me interessa è vedere il punto di vista di chi fruisce di questi racconti. Quindi in questo caso la differenza fra una narrazione che rappresenta e una narrazione che struttura dipende non tanto dai media, ma di chi li fruisce, quindi dipende dall'audience, dal pubblico. Perché se tu sei coinvolto emotivamente in una guerra, la narrazione di questa guerra non è una rappresentazione, è una costruzione, cioè tu sei parte integrante di quello che viene ad essere raccontato. Quindi la dimensione emotiva è sostanziale. Quindi la narrazione che costruisce è quando tu sei parte di questa narrazione. Quando invece c'è una sufficiente distanza da quello che sta accadendo, dalla, dal, dalla narrazione che ti sta raccontando una guerra, in questo caso invece hai una componente di distacco. E quindi il distacco ti può permettere l'uso di quello che stai sentendo dai media, in realtà è una rappresentazione. Cioè ti stanno raccontando echi di qualcosa che in realtà non ti appartengono fino in fondo. Questo fa sì che quando noi ascoltiamo i media dipende da quanto noi siamo parte integrante della narrazione che definisce quanto la percepiamo come un eco di qualcosa che accade o quanto lo percepiamo come un eco di qualcosa che ci sta accadendo. Sono due posizioni diverse. Quindi a questo punto la domanda diventa. In questa dinamica, no? che la... Che la, che, la, che, la, che la guerra è una prosecuzione della politica con altri mezzi, che la, che la politica ovviamente utilizza la guerra in quanto conflitto, quindi macht come eh, potenza, come esercizio di potenza all'interno comunque della comunicazione che ne permette l'agire politico. A questo punto la domanda diventa, cioè come si è evoluto il rapporto tra guerra e media, cioè come si è andato strutturandosi nel tempo, ma soprattutto ed è questo a cui voglio arrivare io. Come si è superata la dicotomia fra un mondo costruito tra i fatti ed un mondo costruito sull'interpretazione? Cioè perché le posizioni belliche e contemporanee sono in realtà contemporaneamente interpretazioni e fatti? Quindi superando la distinzione che si voleva, non dico giornalistica, ma almeno in linea di principio illuministica. Allora fatemi cominciare con i grandissimi classici. Cominciamo col XVIII secolo e chiedo alla regia di proiettare la, 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 la foto successiva. Allora, dunque quella che vedete è eh, una, eh, una immagine satirica eh, della, eh, prima, de, del 1800, mi, vado a memoria, 77-78. Adesso ve la, ve, la, ve la racconto. Allora, alla, alla vostra sinistra vedete Joseph Pulitzer, alla vostra destra vedete William Randolph Hearst. Adesso vediamo chi sono questi due tizi. Allora, per chi è appassionato come me, è, diciamo così, appassionato di fumetti, avrà riconosciuto che entrambi eh, sono vestiti come Yellow Kid, che era una famosa striscia, una delle primissime strisce eh, a fumetti del, del, della, ehm, del giornalismo scandalistico dell'America della della, diciamo anche della seconda metà dell'Ottocento. Chi sono questi due tizi? E perché tutti e due vestiti come, come un, un personaggio dei fumetti spingono una, un, diciamo così, un gioco da bambini che si vede comporre le parole guerra? Allora, per spiegarvi questa immagine devo, devo entrare a parlare della guerra ispano-americana, la guerra ispano-americana del 1898, che è una, secondo me è una cosa, assoluta, cioè, sempre nell'ambito del fatto che è una guerra, a me comunque fa molto, sempre molto simpatia questa, questa quasi aneddoto storico, soprattutto per come... Per ruolo che è stato quello del giornalismo. Perché io su questo che voglio arrivare, allora, detta velocemente, che cos'è la guerra ispano americana La guerra ispano americana del 1898 sostanzialmente è una guerra per l'indipendenza di Cuba. Punto. Quindi Cuba è diventata indipendente grazie alla guerra ispano americana E questa è la cosa più semplice. La cosa diciamo così divertente, da un certo, da, vista con gli occhi di persone del XXI secolo. È che il giornalismo trattava questa guerra fondamentalmente. Il giornalismo americano trattava questa guerra fondamentalmente in due modi diversi. Prima di tutto, come fonte di reddito, perché sapeva perfettamente che raccontare della guerra, di questa guerra che avveniva comunque in un posto vicino, ma percepito come lontano, come Cuba, che sta a pochi chilometri da, dalla Florida, quindi in realtà non è che tutta questa distanza. però... L'immaginario ovviamente è più potente della geografia in questo caso e non solo in questo caso. Però la cosa interessante è che Cuba viene percepita come un posto lontano e i giornalisti americani, soprattutto della stampa scandalistica che stava nascendo in quel periodo, che si chiama, che, si chiama, che viene raccontata nei manuali di storia del giornalismo come yellow journalism, cioè il giornalismo giallo, dove giallo non è... Perché era giallo, nel senso come noi lo intendiamo i gialli mondatori? No, perché era giallo perché uno dei primi personaggi per vendere i giornali erano i fumetti e uno di questi fumetti era proprio Yellow Kid. Tra l'altro, adesso vi risparmio tutte le difficoltà tecniche che si vivono nei giornali della seconda metà dell'Ottocento nel creare il giallo, anche perché era quello il colore che, tra l'altro, costava meno dell'essere prodotto di massa. Questo è un aneddoto. Ma la cosa interessante è che questo periodo era caratterizzato dal yellow journalism, cioè un giornalismo scandalistico. In cui molto spesso della guerra hispano-americana, che è un archetipo di questo periodo storico, di questa narrazione giornalistica del 1898, si raccontavano storie completamente inventate. Cioè, immaginatevi voi un giornalista che sta seduto nella sua redazione che, per vendere più. Eh, 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 tirature, per aumentare la tiratura del proprio giornale, scrive di battaglie pazzesche che avvenivano in questo posto mitico che si chiamava Cuba. Che si chiamava Cuba. Eh, e cui accadeva sostanzialmente queste lotte dell'indipendenza del popolo cubano nei confronti del terribile eh, controllo politico e governo spagnolo. Questa era un po' la, la narrativa dominante quando in realtà. Tutti gli storici concordano sul fatto che la guerra spano-americana, la guerra prima della dipendenza di Cuba, era un gruppo di indipendentisti che una volta ogni tanto si svegliavano, andavano a mettere un po' di bomba e se ritornavano. C'era una cosa meno, meno epica, diciamo così, di come la raccontava l'yellow Journalist. Però, Betta così no, era un po' da sfigati. Invece la racconti con, con, eh, con, con l'epica della, della lotta dell'indipendenza. Ovviamente le cose potevano essere un pochettino più simpatiche. Perché? È considerata interessante dal punto di vista mediatico la guerra spanoamericana per una serie di motivi. Il primo motivo è che ci fu una guerra di tirature fra William Randolph Hearst, che è questo signore secco qui, e Joseph Pulitzer. Non so se avete presente se questo nome, vi, questo cognome vi dice qualcosa. È lo stesso Pulitzer a cui adesso, negli Stati Uniti, danno il premio per il miglior giornalismo. Il premio Pulitzer, quindi, il premio Pulitzer è dedicato a uno dei più terrificanti editori di giornali scandalistici con notizie inventate della seconda metà dell'Ottocento. Eh, a me questa cosa va ha sempre fatto ridere, e questa è la, è la parte A. Per non dirvi la parte B. Allora, la guerra ispana americana. La cosa è divertente, adesso la cosa è divertente, io so chi è l'assassino, quindi sto già <ride> ridacchiando dentro di me. Ma la cosa buffa è che eh, ovviamente eh, Hearst aveva voglia però di raccontare, di averla meglio, perché proprio erano, erano nemici dal punto di vista editoriale. Pulitzer ed Ernst inciso, anche se a voi Erst non dice niente, ricordatevelo un attimo perché nell'immagine nell successiva lo devo citare in un contesto completamente diverso. Chiusa parente: ma possiamo creare un minimo di, diciamo, di attenzione. Allora, Ernst era assatanato di vendere più copie rispetto a, a, a Pulitzer. E, diciamo così che era mh, completamente completamente assatato. no cavolo, devo vendere più cose. Quindi lui ebbe pazzesca, che, che noi la diremmo banale, mandò un illustratore a Cuba per fare i disegni della guerra cubana, dato che non potevano fare le foto, perché le foto ancora non si potevano pubblicare sulla stampa, però le incisioni sì. Quindi l'idea era, io mando il mio il miglior disegnatore, questo disegna eh, immagini di guerra e io ho delle immagini finissime da mettere sotto titoli sparati così io vendo più copie di, di, di Pulitzer. L'illustratore il, si chiamava Frederick Remington e il giornale era quello di Erst, cioè il New York Journal. Remington arriva a Cuba, si guarda intorno, sta un paio di mesi e dice, e, e lui fa un cablogramma, che era un telegramma che andava via via mare, e dice, tutto tranquillo, nessun problema, non ci sarà nessuna guerra, vorrei tornare. Risposta di Erst. Prego, rimanga. Lei mi procuri le immagini che alla guerra ci penso io. Cominciò a fare una campagna terrificante di interventismo americano per un'isola che politicamente non fregava niente a nessuno. Ovviamente, Pulitzer gli andò dietro. Quindi, i giornali Ernst e Pulitzer hanno fatto in modo che intervenisse per, una, una, come spesso capita, per un affondamento di una nave, in Maine, vicino alla, alla, a Cuba, una, tra una cosa che, che sembrerebbe essere attribuibile al fatto che c'erano degli errori tecnici, cioè non nessuno aveva fatto affondare la Spagna, non aveva fatto affondare quella nave, era affondata per cavoli suoi. però ho trovato la scusa, la racconto sulla stampa, creo la guerra. La guerra avvenne, durò pochissimo. Ma la cosa divertente, se vi interessa questa cosa, andatevi a cercare. Spanish American War, su Google Immagini, come veniva raccontata sui giornali. Su New York eh, Journal e su New York mm, eh, Herald, che sono i due giornali di Hearst e di, e di mm, Pulitzer, c'erano questi titoloni a, 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 a sei colonne. Nella epoca, che era un giornale spagnolo, era un trafiletto. Guerra con los Estados Unidos e quindi fa capire anche come la percezione è completamente, completamente diversa. Allora perché è interessante questo caso dal mio punto di vista? Perché in questo caso guerra e diciamo così, narrazione e conflitto eh, hanno due, coesistono in due spazi-tempo diversi, perché il conflitto c'è che precede la narrazione, ma la narrazione costruisce il conflitto, in questo caso la narrazione mediale. Quindi c'è una guerra, qualcosa di reale c'è, ma viene un po' pompato. Questo è il diciottesimo secolo, entriamo nel diciannovesimo secolo, nel diciannovesimo secolo dovevo parlare di radio, un po' come faceva Boris Arzipashev. Però fra... allora, io l'avrei potuta giocarmela in tutti i modi, questa cosa sulla radio, no? Radio Londra, eh, l'utilizzo della radio, però la radio di Bletchley Park, de, quando venne eh, decrittato. I... Io sono, diciamo, sono studioso anche di storia dell'informatica, de, venne decrittato Enigma, e quindi eh, Turing inventò il computer moderno. Vi potevo annoiare in tutti i modi possibili e immaginabili. E invece me la sono giocati in modo diverso. Chiedo alla regia di mandare la prossima foto, allora guerra. Mm. Ci sono vari modi per declinare il concetto di guerra con la radio e secondo me uno dei più divertenti è la guerra non la guerra, diciamo così, dei mondi del 1938. Allora, prima di parlare di questa cosa, io devo presentare che anno era il 1938. Allora, il 1938 non era proprio l'anno più tranquillo della prima metà del, del diciamo così del XIX secolo. Perché perché sostanzialmente il ventesimo? Perché sostanzialmente, perché, stavo mia visione, perché sostanzialmente quello che stava accadendo era che, gli, che negli Stati Uniti. Che eh, spoiler, perché st mi sto concentrando sugli Stati Uniti, perché ovviamente il sistema mediale era molto maturo e soprattutto non è mai stato completamente coinvolto nei sistemi bellici no? perché durante la seconda guerra mondiale eh, sia la prima che la seconda guerra mondiale ovviamente la guerra era in un posto completamente lontano come l'Europa quindi la percezione americana era molto lontana allora cosa che era successo eh, il 38 è un anno, un anno interessante dal punto di vista storico tanto vado, prendo le prime cose diciamo, per coprire l'immaginazione a marzo c'era stata l'Anschluss, cioè l'annessione dell'Austria da parte della Germania. A settembre ci sono state le leggi razziali di, la promulgazione delle leggi razziali in Italia. Eh, sempre a settembre cominciano le trasmissioni di Radio Londra che servivano per fare propaganda verso l'Europa continentale da parte del, del Regno Unito, eh, a settem, sempre a settembre c'è la conferenza di Monaco, dove ci fu l'annessione dei sudeti, cercando di dare i sudeti a Hitler per evitare di, di sinnescare questi eventi di guerra, poi, sappiamo poi come è andata a finire. Quindi in realtà il 38 non è proprio un anno tranquillissimo, usiamo questa, questa cosa. Però come, se ci avete fatto caso, io mi sono fermato a settembre, non ho raccontato a novembre, dicembre, intanto meno ottobre, perché mi serve concentrarmi per un attimo sul 30 ottobre 1938. Che cos'era il, allora, cos il mezzo di comunicazione di questo periodo? Il mezzo di comunicazione di questo periodo strutturante è la radio, cioè la radio per gli anni 30 negli Stati Uniti e la televisione per gli anni 80 e internet per il 2000, era lo stesso oggetto comunicativo. Cosa voglio dire? Era importante. Ci parlava il presidente Roosevelt con le fireside chats, i discorsi del caminetto, no? che, con cui raccontava cosa stava accadendo. Eh, la radio era pazzesca, c'aveva anche delle, dei format assolutamente innovativi, tipo le soap operas, si chiamavano soap perché venivano sponsorizzate dalle società tipo la Procter Gamble per intenderci detersivi per lavare i panni, eccetera, eccetera. Tuttora in azione, tuttora attiva. C'erano i quiz radiofonici che erano indistinguibili se non perché mancavano le immagini dai quiz televisivi, erano la stessa cosa, quindi la radio in realtà non è la radio, è la radio, cioè era un mezzo di comunicazione maturo, importante, con le sue industrie, eccetera, eccetera. CBS, la CBS aveva avuto l'idea di, di dare ad una giovane compagnia teatrale la sera del venerdì eh, per fare una narrazione, diciamo così, per raccontare delle storie, questo... Questo gruppo teatrale si chiamava The Mercury Theatre. The il Mercury Theatre, diciamo così, il regista era un, raga, era un ragazzetto che aveva molta voglia di emergere, all'epoca 24enne, Orson Welles, che è quel signore che vedete alla vostra sinistra. Allora, cosa faceva il Mercury Theater? Il Mercury Theatre aveva un format geniale. Prendeva grandissimi romanzi del Novecento, ma grandissimi, anche roba, anche roba prima del Novecento, anche roba classicissima, tipo eh, il Giulio Cesare no, di Shakespeare, e però li rendeva radiofonici, cioè ne faceva un trattamento radiofonico, quindi con i rumori, quindi con, con eh, i, i, i dialoghi sincopati, cioè molto radiofonico. Una, il 30 ottobre del 38. Ebbero un'idea, Halloween, ebbero un'idea. Ma perché non facciamo il trattamento radiofonico di un, questo romanzo figo di fantascienza di Herbert George Wells? Devo sempre fare Wells a Wells, no? Che si chiama La guerra dei mondi. Allora, la guerra dei mondi è quello che voi pensate. Cioè, è il primo romanzo di fantascienza che racconta di come i marziani arrivano a New York e New Jersey. Ah, in realtà l'originale era arrivano in Inghilterra e quindi vengono combattuti dall'esercito inglese, perché ovviamente Wells, lo scrittore del romanzo di fantascienza, è inglese, però Orson Wells invece, da americano, lo ambienta a New York e New Jersey, perché ovviamente era il bacino di audience che ascoltavano questa cosa. Che succede? Succede che in maniera rocambolesca, perché in realtà c'è tutta una storia che vi risparmio, però molto divertente su come si trasforma un romanzo in una narrazione radiofonica nel 1938. però l'idea qual era? Era di renderlo iperrealistico. Cioè iperrealistico, cioè facciamo finta che intervistiamo a poliziotti, intervistiamo militari, facciamo sentire i rumori, le urla della gente, come se fosse una presa diretta, ovviamente non poteva essere in nessun modo una presa diretta, proprio mancava la tecnologia per poterlo fare. Ok, quindi lo venne strutturato in maniera imperialistica. Che cosa successe? E non ridete dei nostri avi, perché in realtà anche noi siamo parte integrante di questa situazione, ci fu il fatto che moltissime persone non capirono che era una trasmissione radiofonica di fiction. E cominciarono a riversarsi nelle strade presi completamente dal panico, prendendo per vero l'invasione di New York e New Jersey da parte dei marziani. Allora, questa storia è stata raccontata in tutti i modi possibili. Per i cinefili, Woody Allen, Radio Days, raccontando, raccontando un episodio della, uh, di sua zia. Eh, per gli appassionati più come me, più pop, c'è una straordinaria puntata dei Simpson no? in cui c'è ovviamente Orson Welles reso Simpsonizzato, che racconta il famoso Simpson no? del, del, um, di Halloween, che racconta questa storia. Che è successo? successo che il giorno dopo Orson Welles, tra l'altro i giornali titolarono, anche in Italia la stampa raccontò di questa storia e fu pazzesco. Orson Welles fu, gli, fu, gli fu chiesto di dire guarda vai facciamo la conferenza stampa, dì che, che era tutta colpa tua e quindi noi continuiamo a darti questo contratto con la, la CBS, continuiamo a darti il contratto. Ovviamente poi Orson Welles fa la conferenza stampa però non gli piace come è stato trattato la CBS e quindi se ne va da Hollywood e farà un filmetto. Sempre sui media, che si chiama Citizen Kane, cioè eh, Quarto Potere, in cui lui si ispira alla vita di un magnate terrificante che voleva governare politicamente con i suoi giornali, che si chiamava William Randolph Ernst, quindi Wells. Orson Welles, quando se ne va dalla radio a CBS e si, si porta la sua compagnia ad Hollywood, fa un film di sua, di, scritto da lui, la cui sceneggiatura si ispira al tizio che era nemico di Pulitzer durante la guerra hispanoamericana. e così abbiamo chiuso, abbiamo chiuso il cerchio. Perché si racconta questa storia? Allora, questa storia si racconta un po' perché se la racconti sembra quasi pazzesca. Ma in realtà perché in sociologia è stata molto studiata e negli ultimi tempi è tornata di moda quando si parla di fake news. Perché la gente casca nelle fake news? Perché sono scemi? Non è così semplice. Non è una questione di alfabetizzazione al mezzo. È una questione anche di... Non vi annoio, però è anche una questione di come tu percepisci quel mezzo di comunicazione. Come negli anni 30 detto, se il presidente parla in radio e la radio dice delle, che stanno arrivando i marziani, presumibilmente è vero, negli anni 80 l'ha detto la televisione, negli anni 90 l'ho letto su internet. Quindi tutti noi non possiamo ridacchiare <ride> fra quelli che si sono riversati nelle strade terrorizzati perché l'arrivo dei marziani. Perché mutatis mutandis, anche noi siamo, diciamo così, vittime di questo modo di percepire i mezzi di comunicazione di massa. Perché? Che ruolo ha nel rapporto fra narrazione e conflitto la guerra dei mondi? La cosa interessante è che la guerra dei mondi, la narrazione precede il conflitto, cioè prima c'è la radio e poi c'è il conflitto, il conflitto anche rappresentato, quindi c'è una situazione piuttosto delicata. Arriviamo al XX secolo e eh, ovviamente eh, chi, chi è il mezzo di comunicazione più importante del XX secolo? Eh, spoiler, la televisione, ovvio. la televisione. Per la televisione però bisogna prendere in considerazione due casi storici che hanno completamente cambiato il rapporto dei media con, la, con il mondo, che sono la guerra del Vietnam e la, guerra, la prima guerra del Golfo, perché sono due casi che hanno, diciamo così, ben 40, diciamo 30 anni di differenza non meno, 70 o 90, quindi vent'anni di differenza, ma hanno rappresentato due momenti molto diversi del ruolo della televisione. Cominciamo col Vietnam, Vabbè, il Vietnam, la guerra del Vietnam l'avete immagino orecchiata per tutti, appunto Massimo Troisi-Docet, per tutti i film sulla guerra del Vietnam che ci sono stati. In pratica la guerra del Vietnam era dovuta al fatto che gli Stati Uniti in un'epoca di ehm, guerra fredda non volevano che il Vietnam del Nord sotto il controllo di Ho Chi Minh eh, venisse, eh, diciamo così, diventasse un enclave russa per il classico rischio che il mondo dovesse continuare a essere diviso in due blocchi. L'ho detta molto velocemente, se volete c'ho cioè anche qua negli appunti dettagli ma voglio andare, voglio andare sulla ciccia. La cosa interessante è il ruolo della televisione. Una cosa che non era stata pensata, all'epoca allora, all la televisione era una televisione importante. C'era stato già il primo, siamo, la guerra del 64-75, ma c'era stato nel 68, per esempio, c'era stato il famoso dibattito che portò televisivo che portò alla vittoria di Kennedy, no, quindi anche la televisione stava diventando uno strumento di comunicazione politico, mica da poco. Chiedo alla regia di passare alla, alla, prossima, alla prossima foto. Quello che è successo, però, con la guerra del Vietnam è qualcosa di che non era mai successo prima, cioè i giornalisti eh, esistevano due tipologie di giornalisti quelli in America e quelli sul, sul campo. In America i giornalisti fondamentalmente avevano i dispacci del pentagono, come si faceva durante le guerre, e di base sostanzialmente eh, si utilizzavano sistematicamente per scrivere gli articoli. Ma i giornalisti che stavano in Vietnam, che si potevano muovere più o meno liberamente sul, te sul territorio vietnamita, soprattutto del, del conflitto, in realtà raccontavano una storia completamente diversa. Tanto che uno dei... Pazzeschi, diciamo così, um, eh, giornalisti americani dell'epoca, Walter Cronkite, eh, sulle prime raccontava la televisione da mezzo busto classico, nel senso dando una, la voce del Pentagono. Piano piano però anche lui, da giornalista integerrimo di, con una fortissima deontologia professionale, cominciò a dire: Questa cosa c'è qualcosa che non torna finché a un certo punto andando lui nel. Nel, nel, sul territorio vietnamita, disse sostanzialmente: Questa guerra è uno, parole sue, uno stallo di sangue, perché la televisione stava cominciando a raccontare una guerra molto più sporca di come la raccontavano i dispacci, i dispacci ehm, del Pentagono. Questa è un'immagine vera presa dalla, dalla raccolta di foto della Library of Congress, della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti. Qua si vede una scena proprio cruentissima di un'esecuzione di, una, di, una, di un, un civile da parte dei Viet Cong. Allora, cosa stava succedendo? Succedeva che la televisione stava diventando un mezzo di comunicazione politico potentissimo. Ma soprattutto grazie al fatto che i giornalisti si potevano, con una, delle tecnologie sempre più leggere, siamo negli anni 70 sostanzialmente, potevano raccontare la storia in diretta. Quindi stava accadendo qualcosa di completamente diverso. Il grande sociologo Marshall McLuhan disse che la guerra del Vietnam è stata la prima guerra televisiva del mondo, sostanzialmente, della storia, sostanzialmente perché gli americani cominciano piano piano a vedere in televisione i morti. Quindi, quando noi vediamo i film americani sulla guerra del Vietnam, quel tipo di emozione che è stata rappresentata era, per certi versi è reale, perché gli americani cominciano a vedere il sangue che schizzava dagli loro schermi televisivi. Vent'anni dopo la guerra del Golfo fa una cosa diversa, forti di ciò che era successo, la guerra del Golfo per chi non se la ricordasse era la, diciamo così, la, una, una cordata statunitense contro il regime di Saddam Hussein perché Saddam Hussein aveva invaso il, il Kuwait per motivi più che altro legati a, diciamo così, alla gestione del potere politico ma soprattutto commerciale legato al petrolio. Quindi che succede? Grazie. che succede? Succede sostanzialmente che, eh, fondamentalmente, nel, il 17 gennaio del 91 c'è un'operazione molto importante che si chiama Desert Storm. C'è l'operazione eh, Tempesta nel Deserto, è quella che inaugura eh, la prima guerra del Golfo dopo eh, la, diciamo così, il rifiuto di una risoluzione ONU da parte dell'Iraq. E sostanzialmente, cosa succede? Succede che il, eh, gli americani cominciano a mandare le truppe, che erano già comunque schierate. Eh, contro Saddam Hussein l'esercito di Saddam Hussein era un signore esercito non di terra ma soprattutto di, di aria avendo soprattutto strutturato soprattutto avevano i missili eh, avevano dei missili di tradizione russa che si chiamano Scud no? A cui però che avevano un problema, erano vecchi e quindi fondamentalmente venivano intercettati dai nuovi missili americani che si chiamavano i Patriot la cosa interessante perché vi racconto questo, di questa che sembrerebbe un aneddoto cioè una cosa molto specifica della guerra del Golfo, perché sostanzialmente eh, quasi tutte le narrazioni televisive facevano vedere i cieli israeliani solcati dagli scud iracheni e intercettati dalle missili Patriot. Quasi tutto l'immaginario è legato a questo. Ma la cosa più pazzesca. E il ruolo della televisione? La televisione più importante dell'epoca era la CNN, Cable News Network, inventata praticamente da un, da un operatore che si chiama Ted Turner, e che aveva avuto l'idea di fare una televisione all news, cioè news 24 ore su 24, un format completamente nuovo sulla falsa riga della musica 24 ore su 24 di MTV. Quindi era il format era nell'aria. Lui si inventa la CNN e riesce in poco tempo a trasformarla in un sistema di controllo politico internazionale molto importante. Cioè, se tu eri una persona politicamente centrale, e non avevi costantemente la televisione sintonizzata sulla cosa la CNN raccontava, non eri nessuno. Perché questa storia? Perché se McLuhan aveva notato che la guerra del Vietnam era la prima guerra televisiva, la guerra del Golfo è stata la prima guerra a partire. In tempo reale, perché due tre giornalisti della CNN, Bernard Shaw, Peter Arnett e John Holliman, che stavano a Baghdad, quindi la capitale dell'Iraq, furono gli unici a non andarsene perché anche avevano la copertura satellitare per la prima volta al mondo la possibilità di avere una copertura satellitare di un canale televisivo, e quindi praticamente quando. Il 17 gennaio 1991 ci fu lo scoppio della guerra con le ostilità della coalizione americana contro Saddam Hussein, loro erano lì. Infatti è interessante vedere sul canale YouTube della CNN la narrazione di questa storia perché loro fanno vedere anche il fatto che si bloccavano e ricostruivano il collegamento perché il collegamento loro si appoggiavano ad una rete locale. Per avere la copertura satellitare avevano il satellite, ma per avere l'audio si appoggiava ad una rete locale di Baghdad con cui avevano avuto dei rapporti. Quindi la cosa interessante è che la guerra del Golfo è stata fondamentalmente strutturata grazie alla CNN. Allora, è? perché è interessante? Perché anche in questo caso c'è stato uno strano scambio di comunicazione fra Ted Turner e eh, l'allora eh, CEO della CNN che era Tom Johnson. Tom Johnson dice. Dice, io chiesi subito a Turner quanti soldi extra budget ero autorizzato a spendere per poter coprire questa guerra. E lui rispose, amico, spendi tutto quello che serve. Quindi questo fa capire come la potenza, diciamo così, la, quella che viene chiamata la media diplomacy, cioè l'utilizzo dei media in un'ottica di diplomazia, è nata fondamentalmente con la guerra del Golfo. Perché è interessante la guerra del Golfo? queste due guerre, perché con la televisione, quindi con Vietnam e Golfo, narrazione e conflitto coesistono, cioè non è prima l'una e poi l'altro, prima l'altro e poi l'una, sono contemporanee, anzi una è, praticamente vede la guerra nel momento del suo farsi, il che fa capire come i media hanno un ruolo importante. Arriviamo finalmente nel XXI secolo con, con internet, Vabbè, chi è la guerra del XXI secolo mediaticamente più interessante negli ultimi tempi, parlo da, da studioso, ovviamente è l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, è ovvio. Grazie. Allora, il, che è successo? Vabbè, la sapete tutti la storia. Eh, il 24 febbraio del 22 eh, la, le truppe russe cominciano a eh, inaugurare un'operazione un militare speciale legittimati al fatto che i russi eh, del Donbass e della Crimea, eh, che già politicamente era strano come si era annesso questi Bassi. Comunque eh, Donbass e Crimea fondamentalmente devono essere difese da un presunto diciamo così, attacco aggressivo da parte del, del governo legittimo ucraino. Quindi nasce la cosiddetta operazione militare speciale il 24 febbraio del 22 comincia a entrare gli eserciti da, da parte del Donbass e da parte della Crimea. Poi cominciano anche una serie di attacchi missilistici eh, che eh, praticamente mettono in ginocchio Zaporizia ma soprattutto Kiev, la capitale dell'Ucraina. Eh, finché Zelensky non promulga la legge, la, la legge marziale, e, eh, però l'avanzata in queste prime settimane, l'avanzata da operazione speciale che sarebbe dovuta essere una guerra lampo secondo le classiche tradizioni belliche che non sono mai state guerre lampo della seconda guerra mondiale, in realtà viene molto rallentata prima dall'attacco dall degli, degli, degli ucraini, nel senso della resistenza, potremmo chiamarla Ucraina, poi ovviamente l'esercito regolare. Internet. Allora, qui si apre una specie di maelstrom, come lo racconta Edgar Allan Poe. Perché fino adesso abbiamo visto. Da un lato la guerra e dal lato i, uh, le persone che la guerra la sentono. Però cosa succede? Succede che nel XXI secolo questa distinzione crolla. Perché? I social media, ma non solo loro, i media digitali rappresentati da Internet entrano pesantemente nella guerra, nella guerra, strutturandola. Vi faccio un esempio. Questo è quello da manuale, qualora esistesse un manuale, però questo è da manuale. TikTok diventa la piattaforma principale per la narrazione della guerra eh, in russo-ucraina. Perché? Perché tutte le persone con i telefonini e con questa app cominciano a trasformarsi automaticamente in si dice, citizen journalist, cioè in non giornalisti professionisti, ma persone che si trovano là, sta, la storia si sta componendo davanti ai loro occhi, loro tirano fuori. Quello che faremo ognuno di noi adesso: tirano fuori il telefonino e la immortalano. Queste che vedete sono tre casi classici di quello che è stato TikTok per la guerra in Ucraina. A, a sinistra c'è diciamo un, un ragazzo ucraino che ha ripreso l'addensamento la, la, diciamo delle truppe nel confine bielorusso. Quindi, quello che vedete sono i russi che stanno cominciando ad assieparsi sul confine d'Ucraina. Quindi, i giorni, le settimane precedenti del 22 febbraio 2000, 2022. Questo che vedete invece è una diretta del bombardamento di Kiev. E questa invece è una influencer ehm, ucraina di lingua russa che raccontava in realtà roba che aveva a che fare con l'economia e il bitcoin. Se vedete l'account, infatti, c'è un nome tipo Economy qualcosa. Che ha, aveva deciso di non parlare più di bitcoin, ovviamente, quindi di economia e finanza, fintech, e cominciava a fare una, una specie di reportage di cosa sta avvenendo in Ucraina. Se questo non bastasse, uno dice vabbè TikTok, però sta succedendo qualcos'altro. Cominciano a nascere gruppi di giornalisti indipendenti online che utilizzano i sistemi OSINT, Open Source Intelligence, per raccontare la guerra in Ucraina, come il gruppo Maldita, che è un gruppo spagnolo. TikTok viene usato dall'intelligence statunitense per raccogliere informazioni a cui loro non possono accedere con i loro strumenti. TikTok viene usata dall'intelligence statunitense per raccogliere informazioni a cui l'intelligence statunitense non aveva accesso. Eh, le app come Flight Radar, quindi app commerciali che ti dicono lo stato dei voli, cominciano a far vedere che sul cielo degli ucraini non volano più aerei di tipo civile. Google Maps in Ucraina ha disattivato la possibilità di tracciare con latitudine e longitudine i movimenti delle persone, per ovvi motivi, però dall'America lo fanno. Eh, cominciano a partire meme, i meme di pro-Russia o pro-Ucraina. E uno dice, vabbè i meme ce lo sempre capitato. Sì ma non l'ambasciata americana a Kiev che comincia a fare meme contro i russi da Kiev, questo è un caso, caso storico. Persino il porno entra in questa guerra, le content creator russe di OnlyFans, la piattaforma di, eh, di porno amatoriale, cominciano a, a dire che i loro conti sono stati congelati, o l'infanzia americana, congelati dagli Stati Uniti per capire in che modo si sarebbero dovuti comportare. E in Italia che succede? In Italia le cose più curiose che succedono è che ci sono tre trasmissioni televisive che raccontano per vere immagini prese dai videogiochi di guerra e sono il programma Anni 20 di Rai 2 che prende un'immagine di un videogioco che si chiama Arma 3 e lo dice come se fosse la guerra in Ucraina e poi non è vero, e il TG2 racconta come immagini reali, quelli che invece hanno immagini di un videogioco che si chiama War Thunder e la sette piazza pulita per raccontare il, il, il fatto che c'è il battaglione Azov che stavano nella, nella roccaforte di Mariupol usano delle immagini che in realtà era la mappa di un videogioco che si chiama eh, Blackout quindi c'è anche questo cortocircuito fra videogiochi e tutto questo tipo di operazioni allora la domanda è cosa è rimasto di classico e cosa è cambiato nella guerra del XXI secolo cos'è rimasto uguale primo L'uso bellico dei media, propaganda, psicologico operation, eccetera, eccetera. Secondo, l'uso politico dei termini del consenso, costruzione del consenso e costruzione del nemico. Cos'è cambiato però? Uno, le persone sono entrate nello spazio pubblico digitale e durante la guerra hanno aumentato gli effetti di polarizzazione, quindi una narrazione estremizzata dello stare con i buoni o con quelli cattivi o viceversa. Secondo, L'uso indiscriminato dei social media ha militarizzato la popolazione civile. Cosa vuol dire? Vuol dire che oltre a, a, ai militari con le armi si sono, sono creati tutta una serie di loro malgrado fiancheggiatori, che sono le persone che con i social rilanciano, costruiscono, magari anche diffondono fake news in maniera più o meno consapevole. E quindi non fanno altro che dare vita a quella che potremmo dire la delegittimazione dell'altro in un modo scusate il gioco di parole, o in un altro. Okay? Quindi la domanda: la, la cosa con cui vi lascio è che speriamo di non dover mai vedere le forze, questa nuova armata bellica loro malgrado, di coloro i quali hanno in mano un telefonino e che per motivi di partigian, partigianeria, in senso ampio del termine, sostengono una versione oppure l'altra, perché se qualora questa capacità distruttiva della comunicazione social venisse estremizzata, usata in tutta la sua potenza. Ci sarebbero dei grossi problemi perché se è vero che le armi nucleari privano della vita, le armi comunicative privano della dignità degli esseri umani. Quindi non uccidono fisicamente, ma uccidono moralmente. E fra le due cose, veramente, non so cosa è peggio. E grazie della vostra attenzione.